E qui cosa abbiamo? Qua siamo alle origini della pallacanestro. Qui potete vedere palloni improbabili, i primi prototipi di scarpe da ginnastica, le ginocchiere che si usavano in quel periodo, le maglie fatte di tessuti che oggi farebbero venire l'eritema solamente a guardarle. Queste sono usate nei primi decenni del 1900 da squadre americane. Ci sono maglie di tutti i tipi, come vedete. Questa è una maglia interessante perché queste erano le leghe industriali negli Stati Uniti. Questa era una compagnia petrolifera e la squadra dove ha giocato il mitico Gary Baron Shull, ed è una delle maglie più ricercate anche dai collezionisti americani, perché di questo colore sembra non ce ne siano molte al mondo. Grazie.